Nella Valle dei Guaraldi sorge un antico tempio nel sottosuolo della zona. Qui si parla che alcune persone intente a visitare il tempio avrebbero assistito ad uno strano fenomeno. Si sarebbero materializzati dal nulla dei sacerdoti che indossavano una tunica bianca e portavano una lunga barba, accompagnati da delle fanciulle in vesti rosse. I sacerdoti poi avrebbero iniziato ad intonare una strana cantilena, indecifrabile a detta dei testimoni. Altre persone poi parlano che durante il solstizio d'inverno, sempre nella zona, avrebbero visto le stesse figure. Alcune persone raccontano che inizialmente credevano che il fenomeno era soltanto un evento turistico. Si sono ricreduti quando poi hanno capito che in realtà era un fenomeno paranormale. All'interno del castello di Moretta parlano di una strana presenza. Sarebbe quella di uno spettro di un cavaliere murato vivo che compare spesso nel pomeriggio all'interno delle stanze dello stesso maniero. Viene descritta come una figura molto alta e con profondi occhi neri. Nel comune di Imborio si racconta che in tarda notte sarebbe possibile imbattersi in una figura con le sembianze di una donna, con vestiti trasandati e lunghi capelli sciolti. Questa sarebbe una donna condannata, murata viva, nella prima metà del 300. Da allora il suo spettro infesterebbe la zona. In zona di Valdossola, un proprietario di un'abitazione avrebbe assistito a uno strano fenomeno. Mentre era insieme la famiglia, tutti i presenti avrebbero sentito una sorta di battere dei tamburi provenire dalle cantine dove c'era lo studio del ragazzo figlio del proprietario dell'appartamento. Il suono poi si fece più intenso, al che i presenti decisero di andare a vedere. Si trattava proprio della batteria del figlio che suonava, ma aprendo la porta, che era chiusa a chiave, rimasero di stucco. Infatti lì non vi era nessuno a suonare gli strumenti e la stanza non aveva altra uscita. Iscriviti al canale e condividi i video agli amici. Attiva le notifiche per essere aggiornato sui nuovi video.